to the New Delhi. Non ci siamo usciti, però c'era la presenza del re napoletano. Questo basta. La presenza di tutta questa gente ci fa capire, tu ci senti là certamente, che noi ti vogliamo bene. Tu sei uno di noi, sei napoletano. Ciao. Non so se esistono parole che possono spiegare bene il mio sentimento, perché non ho perso soltanto un collega, ho perso veramente un grandissimo amico che dai primi giorni che sono arrivato a Napoli mi aveva preso sotto braccio e mi aveva custodito per i primi tempi a Napoli, insegnandomi tutto quello che c'era bisogno. E naturalmente in quello che lui mi possa aver insegnato, anche quello della massima serietà in tutti i sensi nella nostra professione, dando sempre il meglio di noi stessi verso i colori della nostra città e il colore della veramente in colpa nel senso esclusivo di avere sempre la massima disponibilità verso tutti i nostri tifosi. Per questo Bruno, mi dispiace in questo momento, però questa separazione spero che sia temporanea. Sicuramente ci troveremo un poco più avanti, vicino in cielo, vicino a nostro Signore Gesù Cristo. Grazie. Avere un leone e darmi coraggio, ma io non so dire molto, posso aprirvi solo il mio pianto e anche il vostro pianto, perché con Bruno un'amicizia incredibile è nata nel 1952, quando lui venne da giocatore a Napoli la prima volta. Non si facevano i ritiri milionari di oggi. Il Napoli si riuniva al Parkers, al Corso Vittorio Emanuele, con l'allegria del comandante, allora era giovane anche lui, col Monzeglio, il folanno in cui pesava la donna a Napoli. E non fu una sua scelta, fu la scelta della donna che aveva appena sposato Ornella e che perdette prematuramente nel 1984, uccisa dal cancro. La moglie di Pesala fece un breve viaggio di nozze nella costiera amalfitana. La moglie di Pesala disse a Bruno: andiamo a Napoli, perché c'erano due società che volevano Bruno Pesala il giocatore, il Milan e il Napoli. E Ornella disse a Bruno: andiamo a Napoli, che è una città bellissima, io lo so perché mio fratello lavora alla SIAE di Pozzuoli e me ne parla sempre. E così arrivarono questi due colombi, Pesala e Ornella. E Ornella è stato un grande dolore di Bruno. Ricordo le sue parole: mi ha lasciato troppo presto, è stata una cosa cattiva. Bisogna continuare a vivere, ma che vita! Specialmente in questi ultimi tempi in cui soffriamo. Personaggio come Bruno, io mi legano Bruno due motivi: un affetto professionale e un affetto umano. Professionale perché ho sempre detto in ogni occasione che se sono diventato tifoso del Napoli lo devo a questo signore e a quella squadra, in un'epoca in cui alla mia età in classe si tifava per il Milan, l'Inter di Sarti, Burnici, Facchetti, che vinceva tutto, vinceva le Coppe dei Campioni, il Milan di Nereo Nocco, e invece io mi legai a quella squadra, la squadra di Canetti, Giuliano, di Simone, di Altafine e del Petissimo. E poi voglio dire, sempre da un punto di vista professionale, che quando si dice che il Napoli ha vinto due scudetti, ne manca uno, perché ne ha vinti tre il Napoli, perché se non ci fosse stata la salvezza in quel 1983, probabilmente sarebbe cambiata la storia del Napoli, perché nell'84 non sarebbe venuto Maradona. Il Napoli sarebbe rimasto in Serie B forse per molti anni, forse oggi non ci giocheremo manco lo spareggio per la Champions. Voglio dire che
quella è stata una stagione determinante, grazie al Petisso, e voglio ricordare anche il povero Gennaro Rambone. Poi mi regala a me. Mi mancherà l'ironia del Petisso, perché è un uomo che di grande intelligenza, di ironia intelligente, di allegria intelligente, perché le sue battute, quando ci incontravamo negli studi televisivi, quando veniva anche ai miei spettacoli, mi mancherà la sua voce. Quando ho cominciato questo mestiere, l'ho cominciato con le imitazioni, e la mia prima imitazione era quella di papà, certo. È una voce che mi riusciva facile, e lui ogni tanto, quando ci incontravamo, se la faceva fare, quando lui raccontava uno degli episodi, perché il Petisso era un dispensatore di aneddoti, stare con lui a cena significava farsi raccontare una storia di un dopo partita, una storia con un arbitraggio, e quello è un delinquente, quell'arbitro lì, ma non lo stare a sentire. Sapere qualche pettegolezzo, qualcosa, diceva, senti Bruno, ma chi non l'ha? E lui mi raccontava fino alla famoso episodio che tutti conoscono di Atalanta-Bologna, quando lui si inventò questa strategia, arrivò con questo Bologna a Bergamo raffazzonato, e in conferenza stampa il giorno prima i giornalisti bergamaschi gli chiesero come giocherà domani il Bologna, e lui disse, ma siamo venuti per vincere, per attaccare, come facciamo sempre, invece mise 11 persone in porta il giorno dopo. Proprio un catenaccio terribile, i giornalisti bergamaschi arrabbiatissimi, dopo la partita uno disse questo è perché il Bologna era venuto per attaccare, ha attaccato solo l'Atalanta e mi hanno rubato la idea. E questo è un episodio che lo sanno tutti, ma a me piace sempre ricordare, e mi mancherà anche il sapere che non c'è più a Via Manzoni, perché sapere che c'era il Petisso a Napoli, a Via Manzoni, significava farsi raccontare un aneddoto, farsi raccontare, fare una riflessione, un commento sulla partita, sul nuovo allenatore, un'idea. E quindi con una battuta cosa dire? Petisso, ci hai preso un'altra volta in contropiede. Io parlo a nome di tutti i tifosi del Napoli, con i capelli bianchi ricordiamo quella grande partita che voi ben sapete, quel 4-3 al Vomero, e c'era... È per me un onore stare qui a celebrare l'ultimo saluto che vogliamo dare prima all'uomo Bruno, calciatore, allenatore. Io sono emozionato perché io sono un tifosissimo del Napoli, non lo nascondo, quindi anche dalla voce, e stare qui a celebrare, ecco, riempie il cuore di tante emozioni. Piace giocare a calcio, piace seguire il Napoli.